Noi faremo sentire la voce e la forza del governo della Repubblica anche qui a Siracusa. E i due impegni che prendo sono: il primo, di venire qui con il ministro della Sanità Beatrice Lorenzin a prendere l'impegno per il nuovo ospedale di Siracusa. Noi dobbiamo prendere questo impegno e lo dobbiamo prendere nella forma più solenne con il ministro della Sanità presente qui a Siracusa. Noi non lasceremo sola Augusta sulla questione della immigrazione. Noi saremo dalla parte di Augusta e gestiremo sia l'operazione Mare Nostrum che la questione generale della immigrazione con la stessa sensibilità con cui l'abbiamo gestita fin qui, e cioè non ci può essere una comunità in Italia che paga il conto per tutti. Non poteva essere Lampedusa, non può essere Augusta. E quindi, nella veste di ministro dell'interno, verrò specificamente ad Augusta a prendere in mano questa vicenda, anche perché Augusta non può rimanere priva del palabrucoli, del palaionico, non può rimanere priva dei propri impianti sportivi, perché l'emergenza non smette di essere tale e non smette di essere emergenza.